Per chi desidera entrare nel mondo dell'alta ristorazione, la gavetta in Francia è quasi una tappa obbligata. Così 5 anni fa ho dovuto lasciare la mia città per inseguire il mio sogno. Non è stato facile, provate a immaginare, fresca di diploma, all'alma di Colorno, una ragazza fra tanti uomini e soprattutto catapultata all'improvviso in uno dei mondi professionali più competitivi. Però era la mia strada e così ho stretto i denti e ho lavorato sodo. Dopo il primo anno di gavetta sono entrata a far parte dell'equipe di Alain Ducasse nel suo ristorante sulla Tour Eiffel. 10 giorni dopo ero già partita agli antipasti e poi alla partita del pesce e a quella della carne. Ero ancora in Francia quando ho ricevuto la telefonata per partecipare a Top Chef. Ma la gioia più grande è finalmente vedere il mio sogno diventare realtà. Sto per aprire il mio primo ristorante. E non a Milano o a Parigi o in qualsiasi altra parte del mondo. Ho scelto di aprirlo qui, a Sala Baganza, nella mia terra. L'idea è quella di partire dalle nostre radici culinarie, da quelli che sono gli ingredienti della nostra tradizione, per reinventarli e proporre qualcosa di veramente nuovo. Sono tornata a casa con un bagaglio prezioso e con la voglia di sperimentare e di investire in una terra che veramente amo, perché non c'è un altro luogo in cui potrei immaginare di poter restare per tutta la vita.